Sono stati svelati nella serata di ieri il logo e il programma eventi della festa del piatto di Sant'Antonio Abate dell'edizione 2018. In una sala affollatissima dell'Hotel Cenacolo di Assisi è stato presentato quello che sarà un percorso con un carico di novità ed eventi importanti, tra questi anche l'app Priori, una novità high-tech che per la prima volta entrerà in scena durante la festa. Come sempre, il percorso della prioranza terminerà con il gran finale domenica 21 gennaio 2018, con la festa tradizionale del Santo in una giornata ricca di forti emozioni che animerà tutta la città di Santa Maria degli Angeli. Si parte con la festa di Sant'Antonio ufficialmente 2018. Siamo contenti di iniziare questa iniziativa. Ci saranno molte novità quest'anno. La mission è innovazione nella tradizione. Abbiamo riscoperto alcune tradizioni della festa, a cui abbiamo cercato di affiancare delle novità che spero piacciono a tutti. Una delle novità è la presenza delle dame e dei priori, prima vera presenza femminile in 40 anni dell'associazione dei priori. Il nostro ruolo è di sostenere i nostri compagni in questa avventura e che questa sia un'esperienza che sia fatta di un'amalgama, di un'amicizia di 12 famiglie più che di 12 uomini. Il cambiamento grande per noi sta in questo, accompagnarli perché siamo le mogli, le compagne o le sorelle in alcuni casi, quindi che sia un'aggregazione di 12 famiglie che passino, che onorino questa festa al meglio possibile. Le novità vanno dal capodanno dei priori a un lungo percorso che faremo insieme con rivolto a manifestazione agli animali a gennaio. La festa partirà con una serata di beneficenza, per concludersi il 21 gennaio con la classico corteo storico e benedizione degli animali. Vi aspettiamo tutti a gennaio per la festa di Sant'Antonio e gli eventi che lo precederanno.